andiamo a presentare la serata, via, facciamoci un po' più seri. Anime tra cielo e terra, la ricerca, l'inquietudine verso se stessi e oltre. Molti mi hanno chiesto che si parla e ve lo spiegano loro. Grazie per essere qua. Allora, di che si parla stasera? Lo scoprirete piano piano mentre lo facciamo, però si può. Noi vorremmo stasera partire un po' al contrario di come facciamo sempre, no? Di solito noi parliamo e poi voi fate le domande se volete. Invece io stasera, in accordo con Giuseppina, per introdurre questo tema, anime tra terra e cielo, vorrei partire non da una ma da tre domande e vorrei che voi provaste a rispondere. Non occorre che alziate la mano, che facciate outing, potete rispondere anche interiormente, però sono domande importanti, dopo ci faremo una riflessione sul perché di queste domande. La prima domanda è: quanti di voi si sentono dentro un percorso di consapevolezza emotiva? E per percorso di consapevolezza emotiva non intendo propriamente terapia, anche senza un professionista. Quanti di voi ritengono di stare lavorando sulla propria consapevolezza emotiva a vario titolo? La seconda domanda è: quanti di voi si ritengono dentro un cammino di ricerca spirituale? E non intendo solo un percorso religioso strutturato, ma anche più in generale un percorso di ricerca in senso filosofico spirituale. La terza domanda, ultima, è: quanti di voi pensano che queste due cose, cioè il percorso di consapevolezza emotiva e il percorso di ricerca spirituale, abbiano delle attinenze uno con l'altro, oppure che siano in qualche modo sovrapponibili, o addirittura che siano la stessa cosa? Queste tre domande che vi ho rivolto sono le domande cardine un po' dell'incontro che facciamo stasera, perché noi viviamo da qualche anno, dal punto di vista sociale, una sorta di rivoluzione per quanto concerne il percorso di consapevolezza emotiva e i percorsi di ricerca spirituale. L'altro giorno, mentre pensavo a questa conferenza, ho pensato a mia nonna, nata nel 1912, e ho pensato come avrebbe risposto se gli avessi rivolto queste tre domande, le stesse che ho rivolto a voi. Mi avrebbe detto che non capiva nemmeno che cos'è un percorso di consapevolezza emotiva, non ne vedeva il motivo, ma e nemmeno forse l'avrebbe considerato una perdita di tempo, conoscendola, che si riteneva in un percorso di ricerca spirituale, che però si identificava totalmente nel suo essere cristiana e cattolica, e mi avrebbe detto: il mio percorso religioso non è un percorso che fa delle domande, è un percorso che riceve delle risposte. E se gli avessi chiesto se queste due cose erano sovrapponibili, il mondo delle emozioni e il mondo spirituale, mi avrebbe detto assolutamente di no. E forse mi avrebbe anche detto di non confondere il sacro col profano. Molti anni sono passati dall'esistenza in vita di mia nonna, molto è cambiato, perché adesso invece non vi ho fatto alzare la mano, ma penso che se frequentate Mosaica quasi tutti di voi abbiano risposto sì a praticamente tutte e tre le domande. Questo segna proprio, ci dice
la trasformazione che è accaduta in questi anni. E questa trasformazione, stasera siamo qui per chiederci, è tutta positiva? Oppure nasconde delle insidie? È una trasformazione di cui siamo totalmente consapevoli? Oppure è una trasformazione che è avvenuta quasi senza che noi ce ne rendessimo conto? Io penso che, e poi sentiremo anche Giuseppina, in fondo sia accaduto un po' questo, che questa fusione tra i percorsi di consapevolezza emotiva e i percorsi di ricerca spirituale, questa fusione sia un po' avvenuta senza che noi ce ne accorgessimo, non con la nostra piena consapevolezza. Adesso, non in tutti gli ambiti, ma in questo ambito, noi lo diamo un po' per scontato. E il cartellone di dialoghi sulla coscienza che Simona ci ha appena presentato ne è la dimostrazione, no? Psicologi, ricercatori spirituali, esperti di sciamanesimo, esperti di psicologia quantistica, tutti insieme a ragionare su delle cose da colleghi. Ma dove comincia il percorso di consapevolezza emotiva e dove finisce? E dove comincia la ricerca spirituale? Il discrimine, il confine fra queste due istanze sembra, come mi diceva l'altra sera Giuseppina, un po' un velo di maglia, un po' sfuggente, inafferrabile. Allora io volevo partire da un punto. E spesso mi piace partire dalle citazioni. E stasera vorrei fare una citazione del Vangelo. Che siamo cristiani o che non siamo cristiani, il Vangelo è patrimonio comune del nostro inconscio collettivo. Proveniamo anche da lì. E per questo, da parte di tutti, ritengo, siamo tutti d'accordo, merita profondo rispetto. E credo che un buon percorso, sia emotivo che spirituale, sia un percorso che insegna a tutti ad avere rispetto del patrimonio degli altri. A un certo punto, Gesù di Nazareth, incontrando quello che poi diventerà non un apostolo, ma un discepolo, che si chiama Nicodemo, gli dice una frase non semplicissima da capire, non semplicissima da comprendere nemmeno per lo stesso Nicodemo, perché gli dice, glielo dice proprio in aramaico e poi tradotto in greco e noi lo traduciamo in italiano: occorre rinascere dall'alto. E Nicodemo gli risponde: ma com'è possibile rinascere dall'alto? Non posso mica tornare nel grembo di mia madre e farmi partorire due volte. Occorre rinascere dall'alto. È un po' questa la suggestione che vi volevo dare stasera, perché consapevolezza emotiva e ricerca spirituale sembrano sempre di più le due ottave della stessa realtà, l'ottava bassa e l'ottava alta delle stesse istanze. Occorre rinascere dall'alto, in questo senso, sembra che ci voglia dire, almeno la suggestione che ha colpito me potrebbe essere questa, che si può nascere una prima volta quando affrontiamo i nostri blocchi emotivi, le nostre ferite, i nostri disfunzionamenti psicologici, il nostro mondo emozionale. E si può rinascere una seconda volta dall'alto, nella ricerca spirituale. Questa è la mia suggestione, discutibile, non è la verità, è quello che penso io, e poi magari mi piacerà anche confrontarmi nel tempo con voi. Però in questi ho voluto questa conferenza perché mi sono molto interrogato su questo tema, nel senso mi sono chiesto, rinascere dal punto di vista emotivo e rinascere dal punto di vista spirituale sono la stessa cosa?
è lo stesso momento, è la stessa frequenza, la mia personalissima risposta è no. Io non credo che siano la stessa cosa, credo però che proprio perché una è l'ottava inferiore dell'altra, guardarsi dentro dal punto di vista emotivo sia un momento importante per ogni percorso spirituale. E in questo è cambiato profondamente, proprio dal punto di vista antropologico, l'accesso alla spiritualità. Vi dicevo, mia nonna mi avrebbe detto che per lei la religione era il luogo non delle domande, ma delle risposte. E mi avrebbe anche detto che per lei quelle risposte erano indiscutibili. La raccontavo a Giuseppina l'altra sera che quando facevo il catechismo, e nonostante la barba bianca non sono passati mille anni, quando facevo il catechismo da bimbo mi consegnarono, forse sono stata una delle ultime generazioni, ma mi consegnarono un libretto piccolo piccolo fatto di domande e risposte che dovevano essere imparate rigorosamente a memoria. La prima domanda è: chi è Dio? E la risposta era: Dio è l'essere perfettissimo, vi ricordate? Beh. E mi ricordo che mia nonna mi risentiva le risposte di questo libretto, domanda dopo domanda, e non era una donna che ammettesse particolari fallimenti sul tema. Rigorosa. Era molto rigorosa. E io ricordo distintamente, ero un bambino di 9 anni, facevo la quarta elementare, mi preparavo per la prima comunione. Ricordo distintamente di aver pensato più e più volte che quelle parole per me non significavano niente. Ma non lo pensavo in maniera polemica, o blasfema. Lo pensavo in maniera psicologica, cioè quelle parole non mi dicevano e non rispondevano a niente. Mi lasciavano un completo senso di alienazione e estraneità rispetto a quello di cui si parlava. Non sentivo Dio vicino in quelle parole. Allora, una sera, io che avevo solo, forse unico in famiglia, un rapporto abbastanza intimo con mia nonna, con un po' di tremore nel cuore mi avvicinai a lei e le dissi, proprio mentre si accingeva a risentirmi le risposte del libretto, dissi: guarda nonna, però a me non mi significa niente questa cosa che stiamo facendo. Vorrei che tu mi raccontassi un po' di Dio, che tu me lo facessi sentire, così io non capisco. E lei mi disse: ma Dio va capito, va accettato per fede. Devi solo accettarlo. Qualunque cosa ti dà va bene, non porre mai questioni, non fare mai domande. È l'unico modo per essere felici. Io mi fidavo molto di questa nonna, però rimasi molto deluso da questa risposta, perché pensai che un essere importante come Dio poteva essere testimoniato con più entusiasmo. Doveva essere testimoniato con più entusiasmo. Però in quelle parole mia nonna era come se mi volesse dire: guarda che la spiritualità non è una ricerca, è un affidarsi cieco. Non devi cercare niente, devi pensare di aver trovato tutto. E penso che nell'esperienza dei mistici, e nella tradizione cristiana ce ne sono tanti, pensate a Francesco d'Assisi, a Caterina da Siena, ma ne potrei citare decine, ci siano molte persone che sono attraccate al sentire di non dover più chiedere, ma di tutto aver trovato. Ma sicuramente non io e non a 9 anni. Io invece ero un'anima inquieta, avrei avuto bisogno di un percorso di ricerca spirituale e avrei avuto bisogno anche di qualche risposta dal punto di vista emotivo, emozionale. Quando io avevo 9 anni, era il 1982, e
la stragrande maggioranza delle cose di cui parleremo a dialoghi erano totalmente sconosciute. Non sapevamo niente della fisica quantistica, non ci arrivava molto della tradizione sciamanica, dell'alchimia, dei percorsi di evoluzione di coscienza. È tutta una cosa che è arrivata dopo. E però, se io penso che i percorsi di consapevolezza emotiva e i percorsi di ricerca spirituale siano le due ottave della stessa cosa, e lo penso, mi faccio anche una domanda e mi chiedo: supponiamo che la spiritualità, e uso questo termine con massimo rispetto e mi rendo conto che qualunque parola possa banalizzare il tema, ma supponiamo per un attimo che sia una grande stanza dentro la quale andare a seminare delle domande per raccogliere più delle volte altre domande più profonde. Ecco, in questa stanza, quale parte di noi a questa stanza ha accesso? A me verrebbe da dire che ogni parte di noi ha accesso alla stanza della spiritualità. Ha accesso l'adulto, ha accesso anche il bambino ferito. Anzi, credo che la stanza della spiritualità possa essere di grande consolazione per il bimbo ferito che abbiamo dentro. E credo che in questo senso i percorsi spirituali possano davvero sostenere, dare linfa e nutrimento ai percorsi di consapevolezza emotiva. E però credo, e su questo vorrei confrontarmi con Giuseppina e anche con voi, che non possiamo mandare nella stanza della spiritualità solo il bambino ferito, perché quella stanza ad un certo punto ha bisogno dell'adulto, ha bisogno che noi convochiamo l'adulto. Ma se ci pensate bene, anche nei percorsi di consapevolezza emotiva possiamo far partire per questo viaggio il bambino ferito, ma ad un certo punto c'è bisogno di convocare l'adulto. Altrimenti i percorsi di consapevolezza rischiano di annodarsi su se stessi e diventare mere ripetizioni, come il criceto che gira nella ruota. Faccio un esempio. L'altro giorno riflettevo con una persona, mi ha fatto molto riflettere, e riflettevamo sul fatto che in questi ambiti, come stasera qua, si è soliti rispondere: quella tal persona facendo così ha toccato la mia ferita. Lo sentiamo dire tutti, no? Ha toccato la mia ferita, ho reagito così perché ho la tal ferita. E le ferite emotive sono parte integrante del lavoro mio e di Giuseppina, le incontriamo. Però mi chiedevo anche: arriva un momento nel quale dobbiamo dirci che quella ferita sta anche diventando un alibi? Uno schermo dietro il quale ci nascondiamo e sotto il quale stiamo smettendo di crescere? Allora, se il percorso spirituale diventa il contenitore della speranza o dell'illusione di consegnare all'esterno le nostre ferite perché vengano sanate senza il nostro impegno e senza la nostra responsabilità, quel percorso si blocca. E questo, a parere mio, è il motivo del perché molti percorsi spirituali, alla prova dei fatti, non funzionano. Perché gli consegniamo le nostre ferite e continuiamo a parlare il lessico delle ferite senza mai spostarci da lì. Ora, io non sto dicendo che spostarsi da una ferita, elaborare la ferita,
trattare la ferita sia una roba facile. Non ho mai pensato, le ferite sono un'esperienza dignitosissima. E però arriva il momento nel quale occorre assumersi delle responsabilità. Allora credo anche che il percorso di consapevolezza emotiva e quello di ricerca spirituale siano le due ottave della stessa cosa, in quanto entrambi si nutrono della responsabilità con le quali ci stiamo dentro. E responsabilità vuole anche dire lavoro sulle ferite. Lo sapete che ho un cattivo rapporto con i microfoni, lui si ribella. Lavoro sulle ferite perché non inghiottano come buchi neri i semi che mi possono venire dall'alto. Per chiudere questo mio primo intervento, riprendo la frase che Gesù disse a Nicodemo: bisogna rinascere dall'alto. Per nascere dall'alto, in questo contesto, occorre aver creato un pavimento. E per creare un pavimento bisogna lavorare sul proprio tessuto emotivo. Ora, per essere capito, è l'ultima cosa per chiudere, non sto dicendo che le persone ferite, mentre sono ferite, non possono fare un percorso spirituale. Non lo penso, anche perché se si potessero consentire i percorsi di ricerca spirituale solo quelli non feriti emotivamente, non ci sarebbe nessuno che sta facendo un percorso spirituale. Sto dicendo però di interrogarsi profondamente se mentre siamo in un percorso spirituale, qualunque senso diamo e contesto diamo a questa parola come anime tra terra e cielo, mentre lo facciamo, di chiederci profondamente, responsabilmente, se non stiamo delegando a quel percorso, anche un po' passivamente, la soluzione di dinamiche emotive che deve almeno in parte restare attiva nella consapevolezza. Esiste, si dice che i traumi vanno elaborati. La parola elaborazione richiama un'altra parola latina che è labor, che vuol dire fatica. Elaborare vuol dire uscire dalla fatica, ma uscire dalla fatica dopo averla fatta. La fatica è faticoso. Allora, se noi ci consentiamo in maniera ricca e mica stragiante, può essere anche molto gratificante, un percorso di consapevolezza emotiva, non per forza con dei terapeuti, ma con dei libri, con degli amici, con altre occasioni, con occasioni però di ascolto leale e sincero all'interno rispetto agli schemi emotivi che usiamo, alle maschere emotive che indossiamo, ai traumi dai quali non riusciamo a distaccarci, alle ripetizioni che ci caratterizzano, ai nostri punti di fragilità. Se rispetto a tutto questo costruiamo un pavimento, allora l'adulto e il bambino possono entrare insieme nella stanza della spiritualità, altrimenti c'entra il bambino, ma non può trattenere quello che riceve. Per il momento grazie. Siccome mi sono detta che stasera mi sarei fatta suggestionare dalle riflessioni del mio collega e amico Giampaolo, così procederò. E parto anch'io da un dato autobiografico, perché in effetti quando Giampaolo mi ha detto che avremmo fatto un incontro su questi temi, la prima cosa che mi sono detta è: io non ho niente da dire. La seconda cosa, sono partita per cercare appunto di fare una riflessione tra me e me, e non potevo che partire da un dato, come ha fatto il collega, autobiografico. Questa volta non si parla di una nonna, ma si parla di una zia.
Non è nata nel 1912, ma nel 1922, in un piccolissimo paese dell'Appennino emiliano, da cui io arrivo, che si chiama Perestorte, il nome è tutto un programma, un piccolissimo paese, la zia Suor Chiara. La zia Suor Chiara è la sorella di mio padre. E questo è stato il mio primissimo l'incontro con lei, che ovviamente ho conosciuto da quando sono nata, da che mi ricordi lei è stata nella mia vita, anche se la vedevo pochissimo, è stato il mio primissimo incontro e la mia primissima esperienza con la spiritualità. Ora io dico primissima, ma in realtà mio padre era un uomo estremamente legato alla parola di Dio, un uomo legato alla parola di Dio, ma la zia Suor Chiara mi ha fatto fare un incontro particolare, caratterizzato da alcune peculiarità. Lei, insieme ad altre tre giovanissime ragazze, tutte e tre provenienti da quel piccolissimo paese, lasciano la casa, lasciano i genitori, i fratelli, i campi e il lavoro che stavano facendo, per andare a farsi suore. Si fanno a fare suore in un paesino lontano 5 km dalle Perestorte. E in questo paesino c'era un prete che poi era la loro guida spirituale, e lì nasce un ordine nuovo di suore, e la cui caratteristica era quella di essere delle suore della carità. Tutto si svolge intorno al concetto di carità. Una donna del paese dona loro una pressoché poco più che una catapecchia, e lì cominciano ad esercitare, non so neanche se il termine è più giusto, comunque io andavo spesso a trovarla, ogni volta che andavamo su andavamo da lei, e l'incontro era sempre un incontro così coinvolgente sul piano emotivo e così ustionante allo stesso tempo, sempre sul piano emotivo nonché psicologico, che ha segnato in maniera davvero profonda e significativa il mio primo impatto con la spiritualità. E qui io trovo che ci sia, almeno nella mia storia, un primo segnale che caratterizza la spiritualità e il percorso emotivo. Vedete, il clima è molto diverso da quello della nonna di Giampaolo, molto più attenta alla catechesi, molto più attenta alla rigorosa interpretazione, anzi più che interpretazione all'assunzione, no? Un po', forse un pochino più dogmatica. Passaggio che poi ho fatto anch'io quando, come con Giampaolo, sono andata al catechismo, e lì ho incontrato un altro tipo di spiritualità, appunto una spiritualità che arrivava in una dimensione molto più legata a una legge, molto più legata a una dimensione morale, molto più legata a una dimensione dogmatica, che davvero poneva le persone in una posizione di fruitori passivi di una parola che arrivava per loro e dunque per noi per indicarci la strada. Ecco, io riflettendo appunto sui miei passaggi con la spiritualità, nonché col percorso appunto di consapevolezza emotiva, mi sono chiesta, ma per fare un percorso spirituale è necessario, serve che ci sia un apparato emotivo, serve che ci sia la parte emotiva? E se sì, in che relazione stanno le due cose? Avete capito che c'è una grande differenza tra una spiritualità vissuta come quella della zia Suor Chiara, che peraltro io seguivo in tutti i suoi peregrinari, a parte in Madagascar,
E l'ho seguita quando hanno aperto una casa che era una specie di Cottolengo a Sassuolo, e l'ho seguita quando hanno aperto una casa sulle colline di Scandicci, una casa straordinaria che era, pensate, era una casa di riposo per lo spettacolo viaggiante. E lì era una meraviglia, perché si trovavano tutte le persone, che i circensi, che come sapete, insomma, il circo ti vuole giovane, aitante, ci puoi stare solo per un periodo di tempo, e anche abile e agile, che nella misura in cui perdevano la loro agilità, la loro abilità o invecchiavano, venivano accolti in questa casa, in cui peraltro poi erano accolte appunto le persone, gli ultimi, le persone bisognose, veramente gli ultimi. E in ogni punto in cui io andassi, e andavo lì per il piacere di respirare quello che respiravo, c'era un clima emotivo che infondeva una gioia così palpabile che me la sentivo come un'esperienza non della testa, non solo del cuore, ma del corpo, che è molto diverso dalla catechesi che poi ebbi a fare più avanti, che poi mi portò anche a decidere per una scissione, che penso molti di voi forse hanno anche sperimentato, una scissione anche dura rispetto a questa visione, rispetto a questa modalità di vivere la spiritualità. Tornando alla domanda, la parte emotiva serve, non serve? Chiaramente per me la risposta è sì, perché essendo è essenziale, non è che serve, nel senso che non si dà, a mio parere, e partendo da quell'esperienza personalissima che ho fatto oramai tantissimi anni fa, non si dà percorso spirituale se non c'è un rapporto emotivo, corporeo, con quello che la spiritualità arriva a dirci e a darci. Perché che cos'è la spiritualità? La parola spirituale arriva da spirito, che ha peraltro in comune con la parola anima il sospiro, il respiro. Sembra che facciano riferimento a una specie di vento, a una specie di sospiro che ci abita e che ci invita. Un percorso spirituale di qualunque tipo, io ovviamente parlo del mio perché faccio parte di questa cultura giudaico-cristiana. Dicevo, c'è un soffio vitale che il percorso spirituale ci invita, e se leggiamo la Bibbia lo troviamo spessissimo, ci invita a sentire, a percepire, prima di tutto col corpo. E quando percepiamo con il corpo, siamo nelle emozioni. Quindi, se è vero, e io sono profondamente d'accordo con Giampaolo, che il percorso emotivo, il processo di consapevolezza emotiva non corrisponde pienamente, non è sovrapponibile con il processo di percorso spirituale, è vero che non si dà un processo spirituale se non c'è un coinvolgimento emotivo. Se non ci stai dentro, se non lo senti dentro. Quando io parlavo con la zia Suor Chiara, a parte che non occorreva parlare, perché quello che percepivo era la gioia, ma una gioia, come dire, che era talmente tracotante, che veramente trascendeva il suo fisico e inondava tutti, ma una gioia fatta nel silenzio, nell'umiltà, nel servizio agli altri. E non a caso ho usato la parola servizio, perché, come diceva Giampaolo, un percorso spirituale, così come un percorso di autoconsapevolezza emotiva,
non può accadere, non può avvenire per, come dire, induzione dogmatica di alcune leggi della psiche, di come funziona la psiche, di come funzionano le emozioni, o alcune leggi tratte dai libri sacri, dai testi sacri. Il percorso, un percorso spirituale e un percorso di consapevolezza emotiva avviene attraverso la presenza emotiva, fisica, reale di tutto quello che è la nostra identità a questo percorso. Perché se no, come ricordava giustamente Giampaolo, il rischio è un po' che siano delle etichette, percorso spirituale, peraltro parola super, diciamo un po' super abusata, no? Ovunque troviamo questa parola. Dicevo, rischiano di essere delle etichette percorso spirituale e processo di autoconsapevolezza emotiva, pur essendo a due ottave, a due ottave, uno sopra e una sotto, però rischiano di essere delle etichette dietro le dogmatiche, dietro le quali ci sta un certo livello di coscienza, un certo livello di sapere, un certo livello di conoscenza, ma non una vera e propria consapevolezza. Quindi qui è il primo punto, secondo me, non si dà processo spirituale senza che ci sia una profonda partecipazione emotiva. D'altronde, se ci addentriamo un pochino nei racconti biblici e nelle parabole e ascoltiamo la parola di Gesù, nessuno come lui invita sempre l'altro ad essere presente e ad essere, come diceva Giampaolo prima, responsabile, no? Se per esempio pensiamo, mi viene in mente la parabola di Lazzaro. Quando Gesù incontra Lazzaro che era morto e gli dice cum, alzati e cammina, che operazione fa Gesù? Invita, no, non è invita, incita Lazzaro a spostarsi da quella posizione. E accade il miracolo. Ma se noi la guardiamo più da un punto di vista laico, questa parabola, e da un punto di vista emotivo, non spirituale, da un punto di vista psicologico, che cosa significa alzati e cammina? Non è forse un'incitazione che è necessario che noi ci facciamo o che andiamo da qualcuno che ce la faccia ogni volta in cui noi subiamo una battuta d'arresto? La battuta d'arresto non è solo la morte di Lazzaro, la battuta d'arresto è ogni incidente, ogni evento fisiologico che la vita ci porta ad affrontare. Il passaggio dalla pubertà all'adultità. Ogni passaggio vitale, se pensate alla fisiologia dei passaggi di vita, dei passaggi importanti della nostra vita, genera quasi sempre una battuta d'arresto, oppure un incidente qualsiasi. Un incidente può significare una malattia, un trauma, diceva prima Giampaolo. La prima cosa che fa il trauma determina una battuta d'arresto. Di fronte al trauma siamo tutti come Lazzaro. E qualcuno che ci dice, o noi stessi che ci diciamo, alzati e cammina, è un invito ad assumere su di noi la responsabilità di quello che possiamo fare con la nostra caduta, possiamo fare della nostra caduta.
possiamo fermarci, arrestarci, e succede, è fisiologico, è normale, tutti noi l'abbiamo sperimentato, oppure possiamo risoggettivare, modificare, elaborare l'esperienza della caduta, che è sempre un'esperienza di morte, perché ci dà sempre l'impressione che ci sia una fine, la possiamo risoggettivare alzandoci, spostandoci di lì. Alzati e cammina, c'è proprio uno spostamento fisico, vedete che anche qui ritorna il movimento del fisico, alzati, spostati di lì, che sul piano emotivo significa che quando noi siamo, come diceva prima Giampaolo, nella posizione del bambino ferito, e noi tutti abbiamo un bambino ferito e abbiamo tante ferite che la vita ci ha fatto sperimentare, abbiamo sostanzialmente due possibilità. La prima, ci fermiamo lì, ci arrendiamo, e molte patologie vanno in quella direzione. Pensiamo per esempio alla grave depressione. Che cos'è la depressione? È un arrendersi rispetto alla vita. La seconda è seguire l'indicazione che arriva dalla parabola di Lazzaro, ma anche da tante altre, l'indicazione che arriva proprio da Gesù, che è quella di spostarci e di far diventare quella caduta una possibilità per noi stessi, ma anche per gli altri. Perché nella misura in cui noi ci diamo la forza, ci diamo la spinta, e dunque attingiamo a quella parte adulta che sceglie dove stare, diamo testimonianza anche agli altri. Non è mai un passaggio solo individuale, ma è un passaggio che riguarda sempre anche l'altro. Dunque dicevo che il percorso spirituale necessita obbligatoriamente una partecipazione emotiva, non si esaurisce nella partecipazione emotiva, perché il percorso spirituale ci fa fare appello alla nostra parte adulta e ci dice: cammina, vai, prosegui. E io mi chiedo: ma verso dove ci dice di proseguire? Se lo guardo in un'ottica, come dire, canonica, l'ottica della legge cristiana, ci dice di camminare verso Dio, verso la luce, verso Dio, no? E se cerco di tradurre questa cosa qui, sempre partendo dalla lettura, da una riflessione su alcuni passi del Vangelo, allora mi viene da dire che oltre al primo passaggio, alzati e cammina, che è l'incitazione di cui parlavo prima, c'è un altro passaggio molto importante che ci arriva sempre da Gesù. Il passaggio è ascolta la tua vocazione, ascolta la chiamata, come a dire che dentro di noi, dentro ognuno di noi c'è una chiamata, come a dire che dentro uno di noi, dentro ognuno di noi c'è quel soffio vitale di cui parlavamo prima. Solo che, e questo è, credo che sia esperienza di tutti noi, siamo un po' distratti, c'è un frastornio interno che ci distrae dalla nostra chiamata e dalla nostra vocazione. Ecco, quando Gesù dice, per esempio, all'adultera, va e non peccare più, le dice esattamente questa cosa qui. Peccare significa, lo sapete, sul piano etimologico, significa non centrare il bersaglio. È come se le dicesse: sganciati
da quella legge che prevede che le adultere vengano lapidate. Io ti sgancio, ma ti riaggancio invece e ti riporto alla tua personalissima legge individuale, l'unica che vale, l'unica che se non rispettiamo siamo nella dimensione del peccato, è quella di non ascoltare la nostra vocazione. Ecco dunque che c'è un altro punto in comune tra percorso di consapevolezza emotiva e percorso spirituale, e questo punto in comune ha a che fare con ascolta te stesso. Ascolta quello che ti dice il tuo cuore, direbbe Sant'Agostino, il quale sosteneva che il cuore era la sede delle emozioni. Ascoltare le nostre emozioni diventa la condizione essenziale, senza la quale non è possibile fare nessun percorso spirituale. E Gesù in questa parabola, ma anche in altre, ci dice: ascoltate la vostra vocazione. Jung direbbe: riconciliatevi con il vostro sé. Andate a fare questa ricerca che lui chiamava il processo di individuazione. Sganciatevi da quella che è la legge della vostra famiglia, la legge della vostra cultura. Sganciatevi non vuol dire rinnegatela, Vuol dire dentro la legge della vostra cultura, dentro la legge della vostra famiglia, andate a ricercare il vostro autentico sé. E come vedete, questo è un altro punto di coniugazione tra il processo emotivo e il processo spirituale, ma sono punti di congiunzione che non spostano la loro specifica posizione. Il processo spirituale sta sopra e il processo emotivo sta sotto. Per adesso mi fermo qui e ripasso la parola al mio collega. Immaginare un otto, sopra c'è la ricerca spirituale, sotto c'è la consapevolezza emotiva, e si potrebbe anche dire che la ricerca spirituale può fornire al piano inferiore quella luce che gli serve alla consapevolezza emotiva, ma anche all'approfondimento psicologico, per non diventare la mera ripetizione dell'analisi dei copioni e degli accaduti precedenti, no? Se no rischiamo di stare un po' fermi a quello che è successo prima. Cosa c'è però nello svincolo di questo otto, all'intersezione di questo otto? C'è una parola molto importante, la morte. La morte è molto significativa. Non è significativa solo sul piano spirituale, Si potrebbe pensare che il piano spirituale nasce per dare una risposta al grande tema della morte, Ma il tema della morte è importante anche sul piano psicologico, perché qualsiasi trauma noi vogliamo elaborare sul piano emotivo, un abbandono, una separazione, un fallimento, una caduta, un'ombra, un passaggio buio. Che cos'è in fondo, in maniera emblematica e simbolica? È per la nostra psiche un'anticipazione di quello, un'anticipazione della morte. Sono tante piccole morti che, come pennellate, ci fanno riflettere al fatto che morire bisogna. Infatti, chiunque a vario titolo si occupi di relazione d'aiuto affronta in termini camuffati il tema della morte in un sacco di occasioni, magari senza mai guardarla dritto in faccia, se non nel caso dell'elaborazione del lutto diretto. Ma chiunque abbia provato un abbandono emotivo, una separazione dolorosa, sa quanto seme di morte, dell'esperienza della morte, c'è in quell'esperienza lì. E lo diciamo, diciamo: una parte di me è morta quel giorno, è stato come morire,
sono morte e poi sono rinata. Nel nostro lessico psicologico è abbondante il tema della morte e le esperienze ce ne portano un pezzettino di quella grande esperienza che è un'incognita per tutti. Dunque, la psicologia, il percorso di consapevolezza emotiva, è informato del tema della morte. Molti psicanalisti importanti dicono che in fondo è sempre su quello che si lavora. Un amico mio di Giuseppina, che si chiama Ignazio Maiore, grandissimo psicanalista, decano degli psicanalisti in Italia, dice sempre: qualunque cosa elaboriamo, siamo nell'elaborazione della morte. Bene, quindi sia sul piano sotto che sul piano sopra di questo otto composto da due ottave, il tema della morte è un tema importante, è un tema che informa. E voi sapete che i percorsi spirituali, no? Dal punto di vista storico, dal punto di vista antropologico, hanno dato risposte diverse alla questione della morte, no? Lo hanno fatto le religioni, lo fanno i percorsi. E però non si può parlare, e non lo fa nessun maestro spirituale, di morte senza parlare del tema della sofferenza. Questa è una cosa importante. E ora sono costretto per un minuto solo, spero di non risultare noioso, a tornare sull'etimo delle parole. Voi sapete che come archetipi noi abbiamo un padre e una madre. Ora, il fatto di avere un padre e una madre non vuol dire che necessariamente la mamma si occupa del codice materno e il padre del codice paterno. Se lo possono anche scambiare, magari qualcuno di voi ha avuto un padre più mammo e una madre più paterna. Però questi sono i codici, non il codice materno e il codice paterno. E questi sono i grandi archetipi dai quali siamo generati, che abitano la nostra psiche. Ma queste due parole, padre e madre, da dove vengono? Vengono dalle lingue antiche. E tutte le lingue antiche, oggi noi lo sappiamo, vengono da una lingua comune che non a caso si chiama indoeuropeo, perché raccoglieva a livello di radici semantiche l'indiano, il sanscrito e poi quello che diventeranno il latino e il greco. Questa lingua antichissima indoeuropea è andata perduta, si è trasformata nelle varie lingue del mondo, ma adesso i glottologi, gli studiosi della lingua la stanno via via ricostruendo. Tra i più grandi studiosi della lingua indoeuropea, che è una lingua antichissima ed è uno studio molto affascinante, c'è uno studioso italiano che abita nel Veneto, si chiama Franco Rendic. Franco Rendic ha scritto un bellissimo libro, un po' complesso ma molto bello, che è proprio il dizionario della lingua indoeuropea, e ci spiega dal punto di vista dell'indoeuropeo dove nascono le radici delle parole. E allora torniamo un attimo a che cosa in indoeuropeo, questa lingua antica di migliaia di anni, significava, e Franco Rendic ce lo spiega, la radice della parola madre e la radice della parola padre. Madre, nella sua radice indoeuropea, la potremmo tradurre come colei che si occupa della vita degli esseri umani dal primo all'ultimo giorno, cioè dalla nascita alla morte. Si potrebbe anche pensare colei che insegna ai figli che devono morire.
Da questo punto di vista, la radice della parola madre è molto legata alla radice della parola morte, alla radice della parola materia, alla radice della parola medico. La madre è colei che cura i figli, cerca di tenerli distanti dalla morte, ma proprio perché li cura e cerca di salvarli, gli insegna contemporaneamente che quel limite della morte esiste. La parola padre deriva da una altrettanto antica radice indoeuropea, e se la parola madre ha a che fare con la terra in indoeuropeo, la parola padre, che viene da una radice pu, ve lo dico un poco significativamente, ma che vuol dire fuoco, significa colui che insegna agli esseri umani e quindi ai figli a trascendere il limite della morte, cioè che è possibile trascendere il limite della morte. Da questo punto di vista, facendo un'equazione, potremmo dire che dal punto di vista linguistico antico, se la madre sta al medico, il padre sta al sacerdote. Potete avere due grandi immagini significative per evocare questa cosa. Potete ricordare la Pietà di Michelangelo, la Madonna che ha il Cristo morto in grembo. È proprio il senso della radice della parola madre, colei che accompagna il figlio fino alla morte. E uno potrebbe obiettare a Franco Rendic: ma come fa la madre a accompagnare il figlio fino alla morte se, e questo non è accaduto alla Madonna, ma se normalmente e auspicabilmente muore prima del figlio? Ma in realtà, linguisticamente, Franco Rendic ci dice, la madre è colei che ha fatto confrontare il figlio con il limite terreno della propria vita. E così ci dice, guardate, ci dice la lingua degli antichi, non si può allevare qualcuno e non insegnargli il limite terreno della propria vita, che vuol dire insegnargli il pericolo, la caducità. E questo potrebbe anche spiegare certe forme di ansia della madre, no? Che è per la vita del figlio, ma è una vita che lei sa che finisce. Franco Rendic sembra dirci che nella radice della parola madre c'è la consapevolezza che la madre che mette al mondo il figlio, dal punto di vista terreno, nel momento stesso in cui lo genera, gli consegna anche la morte, perché in quanto nato al mondo dovrà morire. E la madre porta proprio questa saggezza e non la può occultare. E il padre, colui che deve trascendere questo limite. Se la madre la fotografiamo nella Pietà di Michelangelo, la Madonna che accoglie in grembo il corpo del Cristo morto, per il padre possiamo immaginare l'immagine del sacerdote che presenta alla comunità il nuovo arrivato, lo solleva. Nel gesto che fu di Ettore per il figlio a Schianate, ma che chiunque di noi ha rivisto all'inizio del film Il Re Leone, vi ricordate, quando nasce il cucciolo e il sacerdote lo presenta alla comunità. Dunque, la madre è il medico che cura il figlio e però gli insegna nel silenzio che la morte esiste, e il padre invece è il sacerdote che ancestralmente lo deve portare a trascendere questo limite. Allora vedete che si sono ricomposte le due ottave del nostro otto, perché da questo punto di vista, al di là del genere sessuale, perché vi ho detto ci sono madri più paterne e padri più materni, sono codici, ma da questo punto di vista potremmo dire che la madre è la psicologa, ecco, lei che insegna il figlio a contattare
le proprie emozioni, a riconoscerle e a valorizzarle e anche a esprimerle. E il padre è colui che prima porta il figlio nel mondo, fuori dalla caverna, e poi gli consegna l'idea che la morte non è invalicabile. Il piano della consapevolezza emotiva, potremmo dire che è un piano materno, il piano della conoscenza spirituale potremmo dire che è un piano paterno. E guardate che l'intuizione di Franco Rendic sulla radice della parola madre e padre, se poi siete interessati basta che mi contattate, vi faccio avere le schede di queste due parole, possono essere interessanti da leggere. Questa intuizione viene ripresa anche in tutto il mondo orientale. Voi sapete che il mondo orientale divide la saggezza, la conoscenza, la distribuzione energetica in sette plessi, in sette centri energetici, molto noti, molto conosciuti, si chiamano chakra. L'abbiamo sentito nominare, vanno su tutto, no? Come l'antenna, diciamo. Ecco, a volte diciamo le cose anche un po' meno precisamente, ma i chakra sono sette. Il primo è il più legato alla terra, è il più legato alla paura, è il più legato alla morte e al bisogno di sopravvivere, dicono gli orientali, dicono gli indiani. Il primo chakra è il plesso energetico che ci spinge a cercare di evitare la morte, quindi a sopravvivere. Il settimo chakra, che invece è il chakra della corona, no? Della sommità del capo, è invece il chakra più legato al cielo. Noi siamo anime sospese tra terra e cielo e quindi sospese tra il primo e il settimo chakra. Se il primo chakra si preoccupa di evitarci la morte, quindi è ben consapevole che la morte è nel mondo, il settimo la trascende completamente. Bene, sapete che in tutte le tradizioni orientali i genitori sono equamente spartiti tra primo e settimo chakra. E non a caso la madre è primo chakra, il padre è settimo. Ora, quando gli orientali dicono questo, possono avere le donne un sussulto, dice, ma allora a noi ci viene dato un chakra inferiore, il più basso. Invece, come sempre in questo maschilismo imperante in tutte le tradizioni spirituali, al padre, quindi all'uomo, viene dato il chakra più nobile. In realtà non è così, perché per un indiano non esistono chakra più nobili di altri, sono tutti fondamentali, e al settimo si arriva solo a partire dal primo. Ma se voi ci fate caso, proprio se fate caso agli archetipi, è proprio così, è proprio vero che il codice materno, ripeto, a distinguere dal genere sessuale, il codice materno però si preoccupa, come il medico e lo psicologo, no? Di affrontare tutto quel pezzo che c'è dalla nascita alla morte, e il codice paterno si interessa, come il sacerdote, lo sciamano, il ricercatore spirituale, il curandero, si preoccupa di quello che c'è dopo il limite della morte. E queste due istanze collaborano tra di loro, ed è la natura che vuole che collaborino tra di loro, il codice paterno e materno. Oggi si fa un grande parlare di genitorialità a persone dello stesso sesso. I genitori possono anche avere lo stesso sesso, ma bisognerà dire che uno abbia un codice materno e uno abbia un codice paterno, perché di quello le creature che vengono al mondo hanno bisogno di un genitore che sia medico, psicologo, che gli insegni il limite del vivere, e hanno bisogno di un codice genitoriale sacerdotale e sciamanico che gli insegni che quel limite può essere faticato.
Ora però, per chiudere questo secondo mio intervento, vi racconto una cosa. Stamani mattina, Niccolò lo sa, il mio assistente, perché era con me in quel colloquio, ho incontrato un ragazzo di intelligenza brillante, molto giovane, con cui è un piacere lavorare. Questo ragazzo nell'ultimo periodo ha una grande difficoltà emotiva, molto forte, soffre parecchio. E lui è stato allevato da una mamma che è una grande conoscitrice della psicologia quantistica, di percorsi evolutivi di coscienza. Non lo è una conoscitrice banale, è una conoscitrice profonda. E come fa ogni madre, ha cercato di dare al figlio il meglio di quello che aveva imparato a disposizione. E quindi, di fronte al figlio che soffriva, gli ha detto: guarda, non considerare questa sofferenza tutta negativa, perché la sofferenza va anche bene, è anche un dono. Cerca di accoglierla come una cosa buona. E poi pensa anche che questa situazione l'hai co-creata, è lo specchio della tua interiorità. Prenditene la responsabilità. Non la vivere solo come una cosa negativa, vivila come una cosa di crescita che serve alla tua evoluzione. E questo ragazzo, mentre me lo raccontava, piangendo, indignato, mi diceva: ma io sono stufo che mi diciate che questa roba mi serve, è bella e devo essere grato. Grato di cosa? Io voglio solo stare bene. Io voglio stare bene, io voglio che questa sofferenza mi passi. Non voglio qualcuno che mi dica che è utile, che serve per la mia evoluzione, che l'ho co-creata io. Soprattutto non voglio qualcuno che mi dica che questa esperienza ha un senso. Io non voglio che questa cosa abbia un senso. Io voglio che questa cosa non ci sia più. Ora, voi capite bene che questo ragazzo non mi poneva mica un dilemma da poco, e mi ha fatto pensare a una roba importante. Mi ha fatto pensare che questa roba di cui parliamo stasera sono due ottave: l'ottava psicologica e l'ottava spirituale, l'ottava emotiva e l'ottava trascendente. E però i grandi maestri delle tradizioni spirituali, tutti, Cristo, il Buddha storico, Francesco d'Assisi, chi più ne ha più ne metta, da Sai Baba a Osho, da Madre Teresa a Anna, tutti insegnano l'empatia, la compassione, il comunicare commuovendosi all'altro che hanno veramente sentito e compreso la radice del suo stare male. Il percorso del Buddha storico, del principe Siddhartha, sapete, è molto illuminante da questo punto di vista, perché lui era figlio di re. Solo che questo re, come spesso succede ai genitori di quelli importanti, aveva ricevuto la previsione di un indovino. E questo indovino gli aveva detto: guarda che tuo figlio ha il destino segnato. Ci sono solo due porte. O sarà un grande mistico, o sarà un grande re. E allora lui, che aveva in questo figlio maschio il suo prediletto, temendo che finisse per fare il mistico e volendolo re, come risolse la questione? Lo chiuse nel palazzo reale, non gli fece incontrare il mondo, pensando: se non incontra il mondo e lo recludiamo qui, per forza farà il re. Il principe cresce e arriva il momento in cui deve sposarsi.
la notte prima delle nozze, però, si rende conto che non è mai uscito dal palazzo, che del mondo non conosce niente, e scappa. Scappa e ha 4 incontri di grande sofferenza. Una vedova, un ammalato, un orfano, un povero. 4 incontri di grande sofferenza. E attraverso la sofferenza che sente in questi incontri, capisce la sua vocazione. Non è un incontro cognitivo, intellettuale, che gliela dice, ma è l'emozione che si sprigiona dal cuore. L'equivalente di questo archetipo lo abbiamo in Francesco d'Assisi, che sapete era uno che era andato a fare il soldato, era uno molto ricco e benestante, aveva anche fatto il malandrino, se si vuole, nella vita non si era fatto mancare niente. Poi a un certo punto incontra il lebbroso, vi ricordate? Ed è un incontro fisico, è un incontro carnale, lo tocca, lo cura, lo medica. E quegli incontri sono incontri emotivi rivoluzionari, perché sono incontri con la morte, ma non la morte delle salme fredde e pacificate, incontri con la morte che cammina, con la morte che cammina tutti i giorni, quella specie di morte che cammina tutti i giorni, che si chiama sofferenza, che soffoca parti intere di noi. Ecco, dall'incontro con la morte che cammina, Siddhartha e Francesco ne fanno l'occasione per il salto. E vedete che saltano da un'ottava all'altra del nostro otto? Ma è la piena consapevolezza emotiva di quello che sta accadendo, la commozione profonda per il vissuto dell'altro che li spinge al salto. Dunque è proprio vero quello che diceva Giuseppina: non può esservi autentica e vera spiritualità fuori dall'emozione vera che si sprigiona dal cuore. E allora, se il padre è il sacerdote che ci deve insegnare a trascendere il limite della morte, la madre è la psicologa che ci deve insegnare il percorso fino alla morte, tutti i sacerdoti hanno bisogno dello psicologo. Perché? Perché è solo dalla piena consapevolezza emotiva, empatica di quell'emozione lì, che si può fare il salto nella spiritualità autentica. E chiudo tornando a me a 9 anni. Quando dicevo a mia nonna: chiudi il libro delle domande, parlami tu di Dio, perché da qui non mi arriva niente, potremmo ritradurre quell'affermazione con: comunicami un'emozione che possa servirmi da trampolino di lancio da un'ottava all'altra del nostro otto. E mi piace chiudere il mio intervento dedicandolo al mio giovane cliente di stamattina, che mi diceva: sono stufo che mi diciate che tutto ha un senso e tutto è per il mio bene. Ho bisogno che la mia sofferenza passi e basta. Mi verrebbe da dire, e spero di averglielo comunicato stamattina, forse innanzitutto hai bisogno di qualcuno che, prima di darti risposte di qualsiasi tipo, accolga profondamente e realmente quello che provi. Grazie. Sollecitare dagli interventi di Giampaolo, mi è venuto in mente di introdurre una parola che può sembrare un po' blasfema,
rispetto al tema che stiamo trattando stasera, e la parola è separazione. Perché mentre parlava Giampaolo mi ritornavano alla mente appunto alcune parabole che, sulle quali mi sono un po' fatta del male quando le ho lette. E, la prima parabola, quella dove mi sono veramente spaccata la testa più volte, e non so se è anche una vostra esperienza, è quella del figlio il prodigo, che è stata veramente per tantissimi anni una cosa difficilissima da digerire, difficilissima da capire, se non in un'ottica del perdono, che però anche quando entravo in quell'ottica lì, non vi nego che io ho continuato a mandarla giù con grande, grande, grande fatica. E se però per un attimo proviamo a vedere, a guardare, a leggere questa parabola introducendo una piccola variazione, come un po' spostando il punto di vista, spostando l'attenzione. La parabola non ve la rivelo perché la sapete tutti, non c'è niente da rivelare, ma sappiamo che il punto importante è che ci sono due figli. Uno reclama l'eredità subito, la propria parte di eredità, la vuole, la esige, e il padre gliela dà e lui se ne va. L'altro rimane lì, dal col padre, a proseguire quella che era la vita di famiglia, quelli che erano i suoi impegni, i suoi doveri e, a proposito di quello che dicevamo prima, le sue responsabilità. Torna il figlio il prodigo dopo aver dissipato tutto ed essersi trovato così tanto nei guai da dover tornare a casa, e il padre che cosa fa? Fa una festa. Lì io veramente mi facevo veramente fatica, era come dire, sbattere la testa contro un muro. Ripeto, l'unica cosa che mi arrivava era l'ottica del perdono, però non mi convinceva fino in fondo. Allora, se proviamo un attimo insieme a spostarci e a pensare, che il figlio del peccato, colui che ha peccato, è colui che è rimasto a casa. Vi ricordate prima che parlavamo di, ho parlato di vocazione, di ascoltare la propria chiamata? E riprendendo appunto una citazione biblica, è Gesù stesso che dice: non sono venuto per unirvi, ma per dividervi con la spada. Ecco perché ho usato la parola separazione. Che cosa fa il figlio al prodigo? Entra in conflitto con suo padre, ma un conflitto duro, un conflitto così duro che si fa dare tutti i suoi averi e se ne va. Che fa lui rispetto all'altro? Si identifica, potremmo dire, prende il coraggio a quattro mani, si confronta con la sua origine, si confronta con la sua tradizione, si confronta con la sua famiglia e dice: voglio scegliere io della mia vita. E non è forse questo il figlio che opera uno dei passaggi che davvero ritengo fondamentali, sia in un processo di autoconsapevolezza emotiva che in un processo spirituale? Opera una separazione, si separa da quello che è il protocollo familiare. Il miglior protocollo familiare, non parla la parabola di un padre cattivo, di un luogo in cui stavano male, non parla, non ce lo descrive come un'origine tribolata, ma lui con coraggio si separa dalla propria origine per andare a cercare la propria strada, la sua strada. E ritornerà dal padre dopo aver fatto le sue esperienze,
dopo aver incontrato l'esperienza, la caduta, dopo aver incontrato il pericolo e dopo aver fatto la sua personalissima esperienza, potremmo dire, di esplorazione nel deserto. Ma non è forse questa l'indicazione che ci arriva appunto dal racconto biblico? Non è quella di alzati e cammina? Non è quella di spostarci da quelle che sono le nostre origini e assumere la responsabilità del nostro cammino? Pretendere l'eredità subito significa mettersi rispetto alle proprie origini in una posizione dialettica, conflittuale, esigendo di essere visti come diversità rispetto alle nostre origini. Qui comincia a cambiare la mia percezione, comincio un po' a riappacificarmi con quella parabola. E che fa il secondo figlio? Il secondo figlio è colui che si mette in una posizione di erede avendo una specificità precisa. Mi metto passivamente ad aspettare e a replicare ciò che il mio protocollo, bello, perché ripeto, le origini sono origini che ci arrivano come origini belle della famiglia del figlio del prodigo, ma io mi metto lì passivo come se fosse la posizione di erede, la posizione di colui che replica passivamente ciò che la propria famiglia, ciò che la propria origine aveva tracciato come strada. E non c'è forse qui un messaggio davvero importante che sta sotto la parola separazione? Non c'è forse qui un messaggio in cui noi veniamo invitati a individuarci, ad entrare in contatto con la nostra vocazione, a prendere la nostra strada e a tracciare la nostra strada con i nostri stessi piedi, non seguendo le orme di chi ci ha preceduto, orme alle quali possiamo anche ritornare come fa il figlio il prodigo, ma non dopo aver sperimentato il pericolo, la caduta, il pericolo, ma anche la possibilità di trovare singolarmente quelli che siamo. Il figlio prodigo io me lo immagino come uno che non è tornato esattamente come la stessa persona che è andata via, me lo immagino come uno che ha fatto un proprio percorso di vita, è andato a cercare la propria strada e quando è tornato, certo che il padre fa festa, perché ritorna un uomo che è andato a cercarsi la propria strada partendo dalle origini, quindi prendendo tutto ciò che le origini gli avevano offerto, generato, donato, pretendendo. Che cos'è questa pretesa? Prendo tutto quello che la mia famiglia di origine mi ha donato e lo prendo come risorsa ora, qui. Non rimango in una posizione passiva. E di quelle risorse io le faccio ciò che la mia vocazione mi chiede di fare. Grande atto di coraggio, grande gesto che traccia quello che anche qui di nuovo unisce un processo di un percorso, scusate, di autoconsapevolezza emotiva ad un percorso spirituale. Non è forse nell'autoconsapevolezza emotiva che noi possiamo raggiungere l'autoconsapevolezza emotiva soltanto prendendo le distanze da quelli che sono i doni e da quelle che sono le eredità che ci arrivano dalla nostra famiglia ed entrando in contatto con le nostre emozioni più autentiche, con la nostra forma, con l'immagine più autentica di noi?
che noi possiamo arrivare a un livello di autoconsapevolezza di noi stessi. E non è forse in un percorso che Gesù stesso ha fatto, tracciando delle orme e affrontando le proprie cadute, i propri limiti e la propria paura, perché Gesù, non ce lo dobbiamo scordare, non credo che nessuno se lo scordi, ma non è lui che alla fine, proprio in quel momento più significativo, che è quello della morte, dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Non è forse il figlio che ha tracciato la propria strada, prendendo le distanze dalle proprie origini e affrontando con la testa, con il cuore, con il corpo, le cadute che la vita gli ha messo davanti, trovando in ultimo, proprio nell'ultimo passaggio, sperimentando la paura, la più grande paura, l'abbandono. Nel momento in cui ho fatto tutta una vita per arrivare lì, lì io mi sento abbandonato. Ecco che qui io individuo il punto che fa, dal mio punto di vista, la differenza tra un processo di autoconsapevolezza emotivo e un processo spirituale. E ha una parola precisa, e la parola si chiama fede. Non è possibile fare un percorso spirituale senza un processo di autoconsapevolezza emotiva, se no potrebbe essere un mero processo culturale, un percorso dogmatico e moralistico, ma non è dato, non è obbligatorio, non c'è questo punto che si chiama fede nel processo di autoconsapevolezza emotiva. Il processo di autoconsapevolezza emotiva, al contrario, è un processo che va via via sempre più verso la conoscenza di sé, la conoscenza degli altri, la conoscenza delle leggi. La psicologia quantistica e la fisica quantistica, per esempio, ci ha fatto conoscere che esiste una coscienza cosmica, una coscienza universale che ci informa. Quindi il processo di autoconsapevolezza emotiva va sempre, sempre di più via via verso un processo di conoscenza, con una conoscenza sempre più raffinata. Non sto parlando di una conoscenza intellettuale e di una conoscenza emotiva, ma di questo, di conoscenza, si tratta. Il processo spirituale, il percorso spirituale, a un certo punto chiede che tu abbia fede e che tu ti abbandoni al mistero. Il mistero è qualcosa nel quale la conoscenza non arriva. Il mistero è qualcosa a cui ci possiamo solo abbandonare avendo fede. Ecco, credo che qui sia il punto in cui si divaria, si genera un bivio tra il percorso di processo emotivo e il processo spirituale. Io penso che abbiamo la conduttrice della serata che viene a fare la riffa. Cos'è la riffa? L'estrazione. Allora, dal processo spirituale al processo materiale. Vi volete avere i biglietti per venire? Abbiamo di sua coscienza. Un applauso intanto, ragazzi.